Sono zen, non mi irrita niente nessuno sotto Natale. Ma è vero che non riesco a parlare con lui? Cioè, che poi si la chiama ma lei non risponde? No, io rispondo a tutti nei limiti del possibile. L'ha definita anche, sono un po' bambino. Io lo vedo un complimento, Peter Pan, chi non è un perenne bambino? Poi un bambino che gestisce 40 miliardi di PNRR ha una responsabilità non indifferente, però ripeto, non sono abituato a rispondere alle polemiche che arrivano da sinistra, figurati se rispondo ad altre polemiche, ognuno fa le sue scelte, siamo tutti adulti e vaccinati, a me interessa che il 12 e il 13 febbraio la Lega e il centrodestra vincano in Lombardia e nel Lazio. Non sono qua a parlare di sondaggi, però ho visto l'ultimo di ieri, una televisione non particolarmente amica, che dice che nell'ultimo periodo la Lega è quella che cresce più di tutti, a destra e a sinistra. Non mi siedo e lavoro, domani è il mio 60° giorno al Ministero, incontro le autorità portuali, incontrerò i provveditori per le opere pubbliche. Se Alessandro, facendo un miracolo, settimana prossima sblocca 4 miliardi e mezzo di strade, calcolate che per 1 miliardo di euro di opere pubbliche mediamente si mobilitano 17.000 posti di lavoro. Quindi tu hai sulle spalle un 70.000 posti di lavoro da portare a casa entro Capodanno, vuol dire 70.000 madri e padri di famiglia che portano a casa uno stipendio. Quindi voi capite le polemiche a livello locale come non mi sfiorano a livello nazionale. Locale, visto che si parla comunque della Lega, del segretario. La Lega è assolutamente in forza, in forma, ma che scissione dell'atomo. Oggi abbiamo sbloccato l'alta velocità a Salerno e a Palermo-Catania, quindi io sono un uomo che fa un lavoro straordinario, impegnativo, ma sono estremamente soddisfatto. No, ministro, ma ci sarà un momento di chiarimento con Bossi? Ragazzi, ma io devo portare a casa una manovra economica da 30 miliardi, poi mi occuperò del resto. Ministro, lei pensa che l'esito delle elezioni in Lombardia possa influire sulla sua permanenza alla segreteria della Lega? È circa 4 anni che pronosticate la mia dipartita, mi allungate la vita, quindi va bene così.